questo incontro con Parastupurar, e il titolo di questo incontro lo abbiamo preso parafrasando un libro di Azhar Nafisi, che è appunto Leggere Lolita Teheran. E questo ci è venuto in mente non soltanto perché appunto Parastu è un'artista iraniana ed è una donna e quindi ovviamente porta con sé tutte le fatiche, le battaglie di appunto essere donna in Iran, ma anche perché nei libri di Azhar Nafisi e nelle opere di Parastu Forouar c'è lo stesso atteggiamento nei confronti della propria esistenza, cioè il fatto di fare in modo che la propria vita, le proprie esperienze vengano appunto rielaborate e reinterpretate in maniera artistica. E Parastu Forouar, come molti altri artisti iraniani, penso a Shirin Neshat o a Mariana Satrapi o a certi scrittori come appunto Kader Abdollah, che vive in Olanda, ha scelto di vivere in Occidente. Vive in Germania dal 1991, ma continua a tornare in Iran. Torna spessissimo in Iran e ci torna senz'altro una volta l'anno, il 22 novembre, in occasione dell'anniversario della morte dei suoi genitori, perché l'esperienza di Parastu Forouar è stata quella appunto di avere i genitori assassinati dal regime nel 1998, e dunque durante l'anniversario lei torna per seguire di persona questo processo. Questa è una vicenda biografica che però interviene in maniera evidente nel suo lavoro. E il video che avete visto prima, che appunto che scorreva dietro, è un video che Parastu ha dedicato a Hannah Arendt, e vorrei che ci raccontasse appunto com'è nato qual è il significato di tutte quelle figure che creano un ornamento e che invece nascondono qualcosa, no? Io ho prodotto questo video per il centesimo onore del centesimo anniversario di Hannah Arendt, una intellettuale ebraica. Nella sua esperienza, nelle sue opere del periodo nazista. Si è dedicata soprattutto, questa teoria riguarda soprattutto i sistemi totalitari. Und in dieser Arbeit zeige ich, wie Ornament eine totalitäre Seite hat. Come anche l'ornamento abbia un lato totalitario. Der keine Bewegung außerhalb diesen symmetrischen schönen. Non c'è fuori di questa simmetria, quindi c'è un movimento. Und dass die Rollen der Menschen ihnen zugesprochen werden. Und müssen diese Rolle immer spielen. Le persone devono quindi sempre mantenere questo ruolo. Und dass keine Individualität erlaubt. E non fanno, questo non permette alle persone di avere un'individualità. Quindi dietro l'ornamento c'è anche sempre qualcosa di drammatico nelle tue opere. Vediamo. Ecco, queste sono appunto una serie di opere che si chiamano Parad, in cui queste opere sono genauso ornamentale, da un lato hanno un'ottima superficie ornamentale. Dall'altro lato, d'altro canto, se si osservano attentamente, sind immer Szenen der Folter oder Gewalt. Okay, ci sono sempre le stesse scene della tortura e della violenza. Auch hier ist es, dass der Präsenz die Menschen in diese Ornament. Wie eine Störung der System aussieht. Che vengono intese come un fastidio.
sistema, da parte del sistema. Für mich ist es wichtig, per me è molto importante dass die Schönheit, der man von weitem sieht, come la bellezza che viene percepita da distante, wenn man näher an die Arbeit rangeht, zusammenbricht. Viene ad irrompersi nel momento in cui ci si avvicina e per sfociare quindi nella violenza. Sì, e qui c'è un altro argomento in cui appunto entriamo subito, che è quello dell'universo femminile, appunto del fatto di essere artista e di essere donna e di provenire dall'Iran. L'idea anche qui è quella di un ornamento che nasconde qualcosa, no? In questo caso che cosa nasconde? Das ist eine große vierfarbige Arbeit der Quest'opera si chiama Franca composta da quattro bande. Und zeigt eine ornamentale schöne farbige Schaufel. Stoffa di seta, un ottimo, di ottimo materiale. Der verschleiert, der versteckt. Und der Teil, nasconde qualcosa. Der Teil, der sich zeigt, la parte che viene mostrata, bekommt alle Projektionen, alle tutto l'interesse. Interpretazioni, das möglich ist. Ci si concentra su quella parte che si mostra. Genauso wie Verschleierung funktioniert. Verschleierung. Okay, esattamente come nel quando vengono nascoste, come quando c'è qualcosa di nascosto. Und hier sieht man nur eine Hand, der rauskommt. Solo una mano, una mano che esce. Aber die ganze erotische Aufladung ist eben diese Spiel zwischen Verschleierung und Entschleierung. E la parte erotica che si percepisce guardando quest'opera viene dal gioco, quindi di quello che si vede e di quello che invece viene nascosto. Sì, è come se si esaltasse l'unica parte che emerge da tutto questo nero. Vi ho portato anche quest'altra immagine per farvi vedere appunto le dimensioni dell'opera, perché è un'opera molto grande, di grande impatto, e questa mano non si sa bene se stia coprendo o se stia strappando questo velo nero, per cui c'è veramente questo senso anche nello stesso tempo appunto di attrazione e sempre di un po' di allarme, come spesso sono le opere di Parastu. In questo caso invece, in quest'opera, il dramma e l'orrore diventano molto più forti, no? Ci puoi raccontare l'origine di questa? Das ist eine fotografische Serie. Questa è una serie fotografica. Der heißt Blind Spot. Si chiama Blind Spot. Der Hinterkopf, geschorene Hinterkopf von einem Mann an der Stelle. Che mostra il retro della testa di un uomo. An Stelle vom Gesicht einer Frau gezeigt wird. Al posto del viso di una donna. Und der Kontrast zwischen diesen schönen, seidigen, ornamentalen Stoffen. Fra questi materiali di seta molto belli e ornamentali. Und diesen Gesicht, verlorene Gesicht, e questo viso perduto, un viso che non c'è più. Diese Kontrast ist etwas, das ich in viele meiner Arbeiten zeige. Questo contrasto viene fuori zwischen das Schreckliche und Schöne. Di molte delle mie opere, un contrasto fra orrore e bellezza. Ovviamente un artista che viene dall'Iran, e appunto che è un paese in cui bene o male tutte le rivoluzioni, tutti i momenti di passaggio vengono vissuti e interpretati quasi in maniera evidente sul corpo femminile, no? Pensate al fatto di essere costrette a indossare un chador, ma anche essere costrette a non indossarlo, perché poi appunto i vari regimi che si sono susseguiti hanno
comunque sempre immaginato di dare degli ordini di questo genere alle donne, e ovviamente il chador è qualcosa che compare nell'opera di Parastu, qualche volta in maniera drammatica come prima, ma qualche volta anche in maniera ironica, no? Come in questa serie che io adesso vi faccio scorrere e che Parastu ci racconta. Zeichen, die wie Verkehrszeichen oder Indien geboren gelegt haben oder so. Das ist, wenn man überall auf der Welt, das ist international, jeder kennt die Sprache dieser Zeichen. Conosce il linguaggio dei segnali, non questi in particolare, ma dei segnali. Jeder kann das sofort lesen und auch di noi li riesce a leggere immediatamente. Befolgt es sofort. E li riesce, sofort riesce a seguirli, riesce ad accettarli, riesce a prenderli. Und hier zeige ich der Raumverteilung. Es geht in questi miei segnali io mostro lo spazio, la divisione dello spazio zwischen Mann und Frau in islamischen nell'ambiente islamico. Und das ist immer Frau wird bekommt questi segnali, la donna riceve degli spazi assai inferiori rispetto a quelli dell'uomo. Das ist immer in der Machtverteilung zwischen Mann und Frau, der Frau weniger Raum. Riguardo alla forza, alla potenza, che hanno la possibilità, quindi anche che hanno gli uomini e le donne in questo ambiente. Das zum Beispiel ist die Fahrzeug, Fahrstuhl. Sono come i segnali all'interno dell'ascensore, quando le porte si aprono e si chiudono. Questa è un'altra serie che Parastu chiama Papillon, sono appunto delle farfalle con dentro sempre questi suoi elementi appunto di attrazione inizialmente e poi di repulsione quando ti avvicini, perché c'è sempre un elemento drammatico. Questa è un'opera che si chiama 22 novembre, e il 22 novembre per Parastu appunto ha un significato particolare, perché questa è un'opera dedicata proprio all'uccisione dei suoi genitori. E la mamma di Parastu, tra l'altro, ha un nome che si chiama Farfalla, no? Ci racconti un po' di loro, di questa. Nella cultura iraniana ci sono molte storie, molte poesie riguardo le farfalle. E queste storie trattano della vita breve ma molto bella, una vita tragica. Kurz ist sehr beeindruckend, aber auch eine tragische Schicksal. È molto impressionante, ma è anche rappresentativa di un destino tragico. Und diese schicksalhafte, das schicksalhafte in der Figur von Schmetterling. Questo destino rimarca nella figura della farfalla. Hat mir der Anlass gegeben, um diesen eine Serie zu machen, die inneren Schicksale zu tun hat. E mi ha dato la possibilità, tutte queste storie mi hanno dato la possibilità di raccontare nelle mie opere queste storie, mi hanno dato l'impulso per raccontare lo spunto per raccontare nelle mie opere. Zum Beispiel diese, das Ende del Schicksal meiner Eltern ist. Rappresentare la fine del destino. Aber es gibt auch andere Sachen in der Arbeit. Das symmetrische oder diesen mehrschichtigen ist für mich eine Parallele zu Rorschach. Eccole, queste sono appunto le diverse farfalle e queste sono delle donne violentate, no? Ci dicevi. Das ist eine Gefängnis. Questa non è quello, sono delle, una prigione.
der letztes Jahr nach den Demonstrationen viele junge